È stato approvato un importante emendamento in legge di bilancio che riguarda la pesca, l'agricoltura e l'ambiente. 100.000 euro vanno a costituire un fondo per creare la piattaforma italiana del fosforo. Il fosforo è un fertilizzante che è molto importante per nutrirci. Tramite il fosforo, l'organismo umano ottiene l'energia. Il fosforo oggi viene importato dal Marocco dove viene estratto da miniere. Il fosforo, quando finisce in eccesso nei corsi d'acqua, nei canali, nelle falde e poi in mare, determina una proliferazione eccessiva di alcune forme di vita, di alcune alghe, un processo che si chiama eutrofizzazione. In pratica poi queste proliferazioni, soprattutto di vegetali, tendono a ridurre l'ossigeno e il fatto che l'acqua sia un nutriente per altre forme di vita come i pesci. E soprattutto vengono selezionate forme di vita acquatiche, come per esempio la noce di mare, che si nutrono delle larve dei pesci. Questo determina una riduzione progressiva degli stock ittici in mare Adriatico. Questo è un fenomeno gravissimo che sta avvenendo. Con questa piattaforma del fosforo si riuscirà a studiare questo fenomeno e a ridurre queste specie aliene e a migliorare indirettamente anche tutto il settore della pesca dal punto di vista economico e occupazionale. Il fosforo potrà essere recuperato quindi dai depuratori delle acque reflue civili e industriali, dai liquami e dagli impianti zootecnici, e anche ci sono ricerche per recuperarlo dai pannolini. Questo fosforo, che adesso in questo momento è un inquinante, una cosa difficile da gestire, potrà diventare una risorsa e potrà essere appunto riutilizzato in agricoltura. In Italia si iniziò nel 2003 a Treviso con un brevetto italiano, poi che fu abbandonato e fu ripreso invece in Germania, in Olanda, dove questi impianti anche a livello industriale esistono, siamo stati a visitare quello di Berlino, quello di Magonza, quindi sono realtà già esistenti che stanno funzionando molto bene e per cui semplicemente dovremmo applicare quello che era il brevetto italiano anche al nostro paese.